Padre Gianfranco, c'è un appuntamento importante qui nella chiesa di San Marco a Sassonia di Fano per martedì 25 aprile. Di che cosa si tratta e qual è il programma? Martedì 25 aprile, la festa della liberazione, ma per la chiesa è anche la festa di San Marco Evangelista ed è il titolare di questa chiesa di Sassonia, come anche della chiesa in Via Nolfi, di San Marco in Via Nolfi. Noi celebriamo qui in Sassonia anche per celebrare l'incontro tra due comunità, la comunità di San Giuseppe al Porto e la comunità di San Marco in Sassonia, che dal 1 ottobre sono state unite, congiunte, no, in un'unica parrocchia del Porto, in maniera che Porto e Sassonia, davanti al mare, costituiscono piano piano un'unica comunità. E in questa celebrazione di martedì abbiamo invitato il Vescovo a presiedere questa Eucaristia, abbiamo invitato anche i parroci che si sono succeduti qui in questa chiesa di San Marco in Sassonia, Don Marco Moschini, Don Benito, Don Marco Polverari, che in fondo ha fatto tanto per questa comunità e che ringraziamo. Io li ho invitati come parroco ormai dell'unica parrocchia del Porto che comprende anche Sassonia, proprio per poter vivere questo segno di comunione, di fraternità. Tutto quello che alle volte si unisce, si fonde insieme, non sempre è ben gradito e subito accettato. Ci vogliono dei rapporti di amicizia, di fraternità, che si instaurano giorno per giorno, momento per momento, con fatica alle volte con successo. Però sempre in questa speranza che in fondo è lo spirito che porta avanti ogni tipo di iniziativa e le porta sempre verso il bene. A che ora è previsto l'appuntamento e quali sono poi gli orari di apertura della chiesa? La celebrazione sarà martedì 25 aprile alle ore 10, no, in questa chiesa di Sassonia, e poi la chiesa rimane aperta ogni domenica per la celebrazione eucaristica delle ore 10. In fondo è un'unica celebrazione, ma ha rimesso insieme una bellissima comunità eucaristica e insieme si sta lavorando, cooperando e collaborando per unire queste due realtà.